Eccoci, allora andiamo subito a Lampedusa con le immagini in diretta a pochi giorni dall'inizio delle attività. Si sta spiegando il nuovo corso guidato dalla Croce Rossa sulle attività svolte in risposta agli arrivi di migranti. Presenti il prefetto Valerio Valenti, c'è il commissario all'emergenza Ezio Schinto, direttore delle operazioni emergenza e soccorso della Croce Rossa italiana, e Francesca Basile, responsabile dell'unità operativa migrazione della Croce Rossa italiana. Stiamo un passaggio in diretta. Barche, barchini, imbarcazioni di vario genere con cui arrivano i migranti che rimangono abbandonate e che comunque creano un problema, e che non è solo un problema certamente per i turisti, ma soprattutto un problema per le attività economiche, per i pescatori, eccetera. Quindi in sinergia con l'Agenzia delle Dogane stiamo risolvendo il problema, arrivando a identificare delle specifiche aree dove potranno essere stoccati e poi anche smantellati, in modo da liberare l'isola anche da questi residui. Bene, ci sono delle domande, se no. Allora, torneremo, avete visto il prefetto Valenti, tra poco andremo anche dal nostro Fulvio Viviano per fare il punto anche rispetto a quali sono le attività previste all'interno del centro, anche in prospettiva della stagione estiva. Sentiamo solo cosa sta dicendo il commissario. Diciamo, io penso che non vi sia ragione di uscire dal centro se si rimane per 48 ore, troveranno tutto quello che serve, ovviamente. Come dire, è un hotspot, quindi è una struttura aperta, ciò non di meno, ripeto, l'auspicio è quello che possano andare via nel più breve tempo possibile, cosa che sta avvenendo e che dovrà avvenire. L'idea, l'ha detto già il questore, quella che io voglio un po' allargare il raggio, magari non 48 ore, ma se dovessero esserci degli arrivi ravvicinati e intensi, magari ecco, non si vada oltre i 5 giorni di permanenza, 5-6 giorni, perché questo è un limite, diciamo, oltre il quale poi diventa difficile la gestione. Per cui, così, diciamo, il prefetto Valerio Valenti, commissario all'emergenza migranti, seguiremo questa giornata con il nostro inviato, rientriamo, andiamo a...